Ciao ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale, benvenute a tutte le nuove iscritte. Oggi nuova location, sono un po' più alta del solito e alle mie spalle ho messo un po' di roba un po' cute, così per fare un po' di ambient, spero vi piaccia. Anzi, fatemi sapere se questa location così vi piace di più. Io sto un po' più comoda perché ho davanti un bel tavolo alto e quindi riesco a truccarmi facilmente. Infatti vi ho girato oggi questo Get Ready With Me. Sarà una tipologia di video diversa dal solito perché non ci truccheremo insieme mentre chiacchieriamo, ma comunque ho intenzione di mettervi il voice over in modo che sentirete tutti i passaggi che mi hanno portato alla realizzazione di questo look stupendo. Vi svelo subito, perché questo ve lo voglio svelare subito, poi le vedrete in azione, le due palette che ho utilizzato oggi. Sono due palette a cui sono particolarmente legata perché sono molto molto valide e soprattutto le utilizzo spessissimo e continuamente. Sto parlando della Chocolate Gold di Too Faced e della Jackie Aina di Anastasia Beverly Hills. Vedrete la realizzazione di questo look, che è semplicissimo da realizzare veramente. Poi io cercherò di fare il video più snello possibile, non vi svelo altro, quindi per gli altri prodotti dovrete vedervi tutto il Get Ready With Me. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, questa è la cosa più importante, e attivare le notifiche, così quando uscirà un nuovo video sarete informate tramite email e vi arriverà una bella notifica e non ve lo perdete. Però vi ricordo pure che mi potete seguire tutti i giorni, a tutte le ore, su Instagram. Io sono sempre Kravis Girl, come qui su YouTube. Anzi, vi faccio vedere, oltre che i look, anche i miei outfit, come anche in parte i miei acquisti. Insomma, vi rendo partecipi di quello che è il mio mondo meraviglioso, che è appunto il mondo del make up e del beauty in generale. Quindi andatemi a seguire, mettetemi un bel follow anche lì su Instagram. E niente, buona visione, noi ci vediamo alla prossima, stay tuned. Allora ragazze, cominciamo subito. Prima cosa, utilizzo un po' di spray di Mario Badescu per rinfrescare il viso prima del make up e metto un po' di crema base. Questa è la Zero Smog di Beralab. E oggi voglio anche fare uno scrub perché mi sentivo le labbra un po' secche, e utilizzo questo qua di MAC che adoro, e poi vado ad utilizzare subito un burro di cacao in modo tale da tenerle idratate mentre che mi trucco. Il primer di oggi è un primer illuminante ed è quello di Kiko, della collezione Sicilian Notes, che io amo particolarmente perché mi rende proprio il viso bello luminoso. E come fondo utilizzo l'Altimix di Bourjois, che adoro particolarmente, che vado a stendere con questa spugnetta trovata nella Beauty Box, ve ne ho già parlato ampiamente. Sopracciglia già rifatte, in realtà vi lascio al link sopra qui nello schermo nel quale vi faccio vedere come le ridisegno. È un passaggio un po' noioso per cui non ve lo faccio vedere. Vado a utilizzare un po' di correttore a mo' di primer, perché il primer che sto utilizzando in quest'ultimo periodo purtroppo non mi fa impazzire, quindi preferisco un po' di correttore. Questo qui è quello della palette di Beauty Big Bang. Passiamo alla palette, la Too Faced, la Chocolate Gold. Intanto vado ad uniformare tutta la palpebra con il color burro e utilizzo questo pennello di, credo sia di Jessup. E per la sfumatura utilizzo invece la Jackie Aina, e in particolar modo vado a prendere questo colore, questo marrone bellissimo, caldo, che mi fa impazzire, che praticamente è già scavato perché lo utilizzo sempre, che vado poi a sfumare nella parte più alta con un marroncino un po' più chiaro preso dalla Chocolate Gold. E utilizzo sempre per adesso lo stesso pennello, ma ricordatevi sempre che dovete aiutarvi anche con pennelli puliti. Infatti in questo caso utilizzo questo qui di Kiko e prendo questo marrone bruciato bellissimo, un po' bordeaux, sempre dalla Jackie, e vado a creare una parte più scura nella parte finale del mio occhio in modo da rendere il make-up più profondo, dare profondità, ecco, più che altro. E vado a sfumare tutto, prima sempre con lo stesso pennello, poi chiaramente mi aiuto con l'altro pennello, in modo da non mischiare troppo appunto i colori. E poi vado a prendere un po' di nero dalla Chocolate Gold, perché a me sapete che una punta di nero alla fine dell'occhio ci deve sempre stare, non so perché, è proprio una mia fissa. E vado chiaramente a sfumare tutto col pennello di prima. Con un pennello pulito invece riprendo il marroncino chiaro che vado a utilizzare proprio in cima, ma poi è anche nella parte laterale, ma poi vado a sfumare tutto col color burro, sempre preso dalla Chocolate Gold, che mi piace tantissimo questo
uso solo l'Orburro, è uno dei miei preferiti. Come vedete, la parte, diciamo, sotto del make-up, quindi nella rima ciliare inferiore, ci andremo dopo, mentre creiamo il nostro half make-up con la matita Jumbo Eye Pencil 604 Milk di NYX, al di sopra della quale vado a spatafleshuare questo colore, insomma, indefinito, che è una sorta di rame bellissimo della Chocolate Gold. Io uso prevalentemente le dita per applicare questi ombretti della Chocolate Gold, ma vi posso dire con certezza che anche il pennello va benissimo per questa palette. Vado a utilizzare questo colore dalla Jackie solo al centro per rendere proprio ancora più sparkle il mio make-up, perché volevo dare proprio un punto luce al centro del make-up. Anche qui utilizzo le dita, guardate come cambia tutto con questo colore stupendo da questa palette, che è una delle mie preferite di Anastasia, posto che io adoro le Anastasia. E poi vado a prendere il marroncino, con il quale vado a creare un po' di sfumatura, perché un po' si era persa con le dita, giustamente utilizzando le dita si perde un po' tutto. E vado a sfumare tutto col marroncino più chiaro. Qui, vabbè, dovete avere un po' di pazienza perché dovete sfumare. Qui sto pulendo il pennello su una di quelle spugnette di Wacom che mi avete visto utilizzare anche in passato, e vado a sfumare tutto perché voglio che, diciamo, il make-up risulti abbastanza pulito. E con la matita nera, no, questo è l'eyeliner, scusate, mi faccio una linea di eyeliner con quello di Chopin's, e poi con la matita nera, questa è quella di Mia Makeup, la Never Ending, vado all'interno dell'occhio solo sopra intanto. Passo al viso e utilizzo questo correttore di Mesauda, che non mi piace particolarmente, il Pro Light Concealer si chiama. Lo vado a stendere un po' dappertutto, come potete vedere dalle immagini, con questo pennello di Beauty Big Bang. Questo è a lingua di gatto, adoro questo pennello per il correttore, però sapete che per me è essenziale, dopo aver passato il pennello, utilizzare anche la Beauty Blender, perché quella proprio dà la magia finale, perché si sfuma tutto per bene. Cipria in polvere libera, sempre di Mesauda, questa qui è la Translucent. Con un pennello, diciamo, di questo genere, vado a posizionarla al di sopra del correttore in modo tale da asciugarlo per bene, in modo che non vada nelle pieghette, soprattutto durante il giorno. E poi vado a fare un po' di contouring con il mio stick di Fenty Beauty, questo qui è il Mocha Match Sticks, e lo vado a utilizzare in questo modo. Voi sapete che io lo adoro, anche sulla pelle grassa è perfetto per la mia pelle. Vado a sfumare tutto in 3 nanosecondi, qui ho velocizzato, ma vi giuro che ci sto veramente poco, con la Simil Beauty Blender. Ma fisso tutto con le polveri di Smashbox, questa è la Kali Contour, è una palette che mi sentirete nominare costantemente nei miei video perché la adoro. Faccio un mix delle due terre, calda e fredda, in modo da non doverci passare poi sopra di nuovo, e vado a fissare quello che appunto era il contouring in crema che abbiamo utilizzato. Passo quindi alla parte inferiore dell'occhio, con un pennello penna, Lucia parla bene, utilizzo proprio un mix di marroni, quello un po' più chiaro, quello un po' più scuro. Diciamo che la parte più scura è sempre quella un po' più esterna, e vado a sfumare tutto, ma non contenta, utilizzo anche il nero dalla Chocolate Gold, perché voglio anche un tocco di nero per rendere proprio lo sguardo ancora più accattivante e profondo, come si suol dire. E con un pennello poi da sfumatura vado a sfumare tutto. In realtà è uno di quei pennelli che abbiamo utilizzato prima. Cipria di MAC, questa è la Mineralize Skin Finish, vado a rimuovere il baking in eccesso e a fissare tutto, perché ne uso a valangate sul viso, per evitare che mi lucidi durante il giorno, non sia mai. E con la matita nera, sempre di Mia Makeup Never Ending, vado anche all'interno dell'occhio, perché voglio proprio che lo sguardo sia abbastanza intenso questa volta. Come vedete, fisso tutto con il pennello penna fatto di nero, in modo tale che duri tutto il giorno il make-up. Piego le ciglia col piegaciglia e poi utilizzo una valanga di mascara. Il primo è il Top Coat di Kiko, questo qui è quello allungante, quello che mi rimane di quello allungante perché mi sta finendo, e lo utilizzo solo sulle ciglia superiori per allungarle. Poi passo al Black Mamba di Mulac, altro mascara amato che purtroppo è un po' secchino perché è da un po' che ce l'ho purtroppo, e vado sempre a darne una generosa passata. Ed infine passo a quello di Maybelline, il Lash Sensational Voluptuose. E vado di blush con questo Focalure molto molto luminoso, questo è uno dei regali di Beauty Big Bang, e
E poi, come vedete, utilizzo anche il pennello sporco di cipria per stendere tutto uniformemente. Con un altro mascara ancora, che è quello di Astra, vado sulle ciglia inferiori, qui ho velocizzato un po' il tutto e poi con questo colore stupendo dalla Gold vado a fare i punti luce, quindi angolo interno sotto l'arcata e sfumo tutto col pennello un po' più pulito. Secondo me è bellissimo il risultato. Vado a mettere un po' di Glam Glow spray fissante, per fissare tutto e sventolio perché è tutto un po' umido. E poi faccio un mix di questi due illuminanti di, Anastasia Beverly Hills, per splendere, diciamo, anche da lontano. Quanto mi piacciono questi illuminanti. Tra l'altro erano un attimino sul cassetto, quindi li volevo proprio ripescare. Sistemo tutto con la Simil Beauty Blender, sapete che questo passaggio lo faccio sempre, e vado di nuovo a spruzzare un po' di fix per fissare anche l'illuminante. A questo punto passo alle labbra e il risultato è mamma mia, perché ho utilizzato una combo, il Huda Beauty Interview, questa è una new entry, lo bacio perché lo adoro, e poi solo al centro il mio amato Debbie, e il numero 5, Black Rose, Black Bubble, credo si chiami. Questo è il risultato finale, spero vi piaccia, lasciatemi un commento e mi raccomando iscrivetevi al canale e seguitemi un po' dappertutto, io sono sempre Cravis Girl. Ciao, stay tuned!